Ben ritrovati, abbiamo degli ospiti conosciuti sicuramente da voi tutti, però tra un po' ovviamente ve li mostrerò. Uno ormai è di casa qui da noi e l'abbiamo messo proprio al centro. Grazie. E altri due invece sono ospiti qui da noi per la prima volta, però già conosciuti da tutti voi. Parleremo di un programma televisivo che andrà in onda sulla nostra rete nei prossimi giorni, però parleremo anche di quello che hanno fatto in passato e cercheremo di scoprire anche quello che faranno in futuro. Vi presento quindi, partiamo ovviamente, diamo la priorità all'unica donna qui con noi. Che donna, insomma. Che donna. Francesca Cirone. Buonasera che a tutti. È autrice e attrice di questo programma televisivo. Nicola Gravino, è inutile che ve lo presento, tanto ormai lo conoscete. Poi abbiamo Luigi Di Staso. Gigi, per gli amici. Per gli amici, per gli amici Gigi. Di Telemario. Gigi Di Staso è, come la signora, autore e attore di questo programma televisivo che ora scopriremo. Si chiama Rido TV, quindi già il titolo fa capire quale possa essere l'argomento. Iniziamo sempre dalla signora. Certo. Prima di parlare di questo programma, dobbiamo dire ai nostri telespettatori cosa ha fatto in passato. Dunque, sì, io provengo dal laboratorio Zelig, quindi un laboratorio abbastanza importante, ho superato i provini. In passato ho fatto, più che altro ho lavorato come autrice in un'altra emittente televisiva. Diciamo che qui in questa sitcom, in questo contenitore, interpreto il personaggio di Jessica Viccio, che è nato innanzitutto su un giornale, su un Free Press, ed era praticamente una rubrica dove praticamente si aiutavano un po' le donne in carne, quindi io mi ritengo un po' la paladina delle donne in carne, e quindi questo è nato nel 2007. Poi col tempo, ripeto, ho lavorato in un'altra emittente dove abbiamo fatto programmi, insomma, mi sono sempre occupata di satira politica, quindi comunque di comicità. Ho scritto e scrivo tuttora anche i nostri testi, perché io adesso lavoro in coppia con Gigi Di Staso. E niente, c'è nata questa, appunto, Rido TV, dove abbiamo messo in scena praticamente questa, appunto, sitcom con personaggi dalle varie personalità, tra cui appunto abbiamo incontrato Nicola Gravina, che poi è stato, diciamo, Gigi, vuoi raccontare l'incontro con Nicola Gravina? Lo perché diciamo. È bello, dai, lo diciamo dopo. Lo diciamo dopo. Lo allora. Diciamo dopo. Gigi. Sì. Vabbè, non hai bisogno di presentazione, però è giusto farlo. No, ma è sempre bello fare le presentazioni. Ti lascio a ruota libera. Fare una specie di biografia un po' lunghetto, oddio, adesso mi fai tornare indietro con gli anni. No, voglio dire solo le ultime cose fatte, che forse sono le cose più importanti. Cioè, peccato, si è chiusa una soap opera molto bella in Italia, che era Vivere, dove ho avuto una mia partecipazione in qualità di attore, perché nasco come attore, però poi tramite il cabaret, le imitazioni, che sono state un po' gran parte della mia vita, mi hanno portato su un'altra strada, per l'appunto una strada col quale mi permise di incontrare un personaggio, un certo Mike Bongiorno, vabbè, che mi fece fare un po' di puntate a Super Flash, l'allora prime trasmissioni di Mediaset. E poi con i Mezzanichi, con l'Estate 5, con la Bonaccorti, la Giostra, per poi arrivare a Gomma Piuma, che è stato un programma di satira politica dove doppiavo personaggi politici, tra cui appunto Berlusconi, l'allora Presidente della Repubblica Scalfaro, io non ci sto. Cribio, mi conoscete, insomma, personaggi di questo tipo, Di Pietro lo stesso. E fino a quando non mi sono un po' più dedicato, ecco, a essere, o meglio, passare dall'altra parte, cioè fare il produttore televisivo, incontrando cabarettisti di una certa levatura, tra cui un personaggio scoperto proprio in un casting, perché c'era una famosa battuta che doveva dire, non riusciva a dirla, o meglio, la diceva bene a modo suo, divertentissimo,
E la famosa insalata iceberg, iceberg, veniva dal suo nome. E detto, no, questo è il personaggio che mi serve. E in effetti, da allora... Con un copione in mano, ripeti questa battuta, basta con l'insalata iceberg. Benissimo. E ora vediamo di scoprire, ma lo facevi apposta? No, è naturale. È proprio naturale. Vabbè, chi ti conosce sa che no, non stai dicendo una bestia. Ho sempre detto... Ho sempre detto a Nicola, non imparare la dizione, rimani così come sei, perché sei un personaggio. E così è stato. È questo. Nicola, a te è inutile che ti faccio, che dobbiamo dire di te. Vabbè, si sa già tutto. Sì. Possiamo solo, se c'è qualcosa che non sappiamo, ce la vuoi dire, ce la puoi anche dire. Oh. Però non dobbiamo... deve essere il mio personaggio non lo sapere. Il personaggio non lo vogliamo sapere adesso, lo scopriamo tra un po'. Ma c'è qualche altra cosa che non sa nessuno che ci puoi rivelare? Dai. Di che costi? Un segreto, dai. Della tua vita professionale, non so, qualcosa che è accaduto dietro le quinte, con qualche attrice nota. No, ma che deve cadere, vabbè, non cade nessuno. Niente, cioè proprio, no, tua moglie non ti sta ascoltando. No, lasci stare, che già... Caterina, no, spegni. Niente. Quindi non ce lo vuoi dire. Diciamo, io conosco Gigi, che poi sono marito e moglie, se non lo sai. Lo sveliamo questo, eh? No, ormai l'abbiamo detto, cioè, non è una notizia. No, ma tu non l'hai detto prima, non lo sapevi, no? Perché i nostri telespettatori sono ben informati. Lui sta sviando da queste famose cose che ci avrebbe dovuto svelare sue personali, svia. Dai, allora di qui adesso un'altra cosa che non ho detto prima, che comunque in nazionale ho partecipato anche a Eccezionale Veramente sulla 7 in coppia con Lia Cellammare, ci tenevo a dire. C'è anche Giuseppe Guidi in questo programma. Eh sì, adesso dobbiamo parlare. Adesso parliamo anche degli altri. Allora, che cosa vuoi sapere? Vuoi per forza parlare del tuo personaggio? Non ci interessa adesso. No, devono scoprire la gente. Il tuo personaggio lo scopriamo dopo se abbiamo tempo. Niente, che è un nuovo lavoro. Non lo vogliamo sapere. Vogliamo parlare con la signora adesso. E parlo con la signora. Anzi, con Francesca. Ecco, perfetto. Lasciamo stare la signora da parte. Francesca. Parlo a me è sempre piaciuto lavorare dietro le quinte, ma purtroppo non posso perché porto una settima. Quindi, vabbè, parte questo, cosa tu di Nicola? Sì, allora, il personaggio di Nicola, non lo facciamo raccontare a lui. Non lo faccio niente, adesso tocca a me. No, io sto qua, non mi preoccupare. Allora, il personaggio di Nicola che, a dire il vero, insomma, lo ha proprio inventato Gigi, proprio in virtù degli strafalcioni nature di Nicola Gravina, e quindi ha inventato il personaggio di Vittorio Sgarbato. Come lo hai pensato? Ho pensato perché ci voleva un lettore di quadri, però non il classico lettore di quadri preparato con una perfetta dizione italiana, quindi ho pensato a Nicola che non ha una perfetta dizione italiana, per cui andava benissimo, e anziché leggere i quadri, leggere, non so, il contatore della luce. Sempre quadro, quadro elettrico, quadro della luce. Assistito da Francesca Narciso, perché ci voleva anche una bella assistente, un po' come si vedono in quelle pubblicità televisive dove c'è il lettore di quadri. Ma per Nicola non è l'assistente, per Nicola è l'assistenza. Sì, è l'assistenza. Uscita da lui questa parola, la mia assistenza, la sua assistenza, Gioconda, che è proprio sono per i quadri. Battute che escono così, naturale. Mentre altri personaggi all'interno, parlavo appunto di Giuseppe Guida, che è praticamente agli arresti domiciliari perché questo Tony Duco, che sarebbe il proprietario di questa agenzia, ha un fratello che è un boss e li mette nell'ufficio per far lavorare un suo affiliato e poverino deve cercare di defluire un attimino il traffico all'interno di questa agenzia, traffico inteso come artisti, ci mancherebbe. Posto di finire gli arresti domiciliari, gli fa fare questi lavori socialmente utili in un'agenzia, quindi nell'agenzia di suo fratello, e quindi fa il posteggiatore. Sì, fa il posteggiatore, praticamente, perché arrivano tanti personaggi in questa new pack. Ogni tanto sparisce qualcosa da qualche auto nel parcheggio, però non si sa mai chi è stato. E alla fissa per un Oscar che ha praticamente Tony Duco nella sua agenzia, che puntualmente praticamente non lo trova mai perché lo fa sparire. lo fa completamente sparire. E alla fine di questa, diciamo, di ogni puntata c'è un collegamento con un sindaco, un certo Pino Alpino, interpretato da Giuseppe Narciso, un altro attore, in modo molto simpatico, perché è un sindaco un po' strampalato, un po' strano da vedersi e da sentire, proprio per le sue invenzioni che fa all'interno del suo paese, quindi un sindaco un po' anomalo.
c'è questo Tony Dugo che praticamente lui vuole tanto bene ai suoi artisti e quindi alla fine di ogni puntata li fa praticamente incontrare con il loro preparatore atletico e quindi li fa fare anche ginnastica, perché si sa, si lavora bene in un'agenzia o in un qualsiasi luogo di lavoro quando gli artisti insomma sono anche rilassati e quindi fanno anche ginnastica. C'è da dire che poi con l'esperienza ho introdotto anche due pupazzi all'interno di questa trasmissione, che è stato un po' la mia vita, cioè quello di doppiare i personaggi, dove ho introdotto il personaggio di Silvio Berlusconi e di Nicky Vendola, insieme a Francesca Narciso. E ovviamente c'è Francesca Cerone, qui tanti Francesca. Poi ci sono anche personaggi Beppe Grillo, sempre interpretato da Gigi con tanto di trucco e parrucco, quindi insomma interagiscono pupazzi, personaggi reali, personaggi, cioè caratterizzazioni, c'è anche Lia Cellamare che oltre a fare mia nonna fa anche la mamma di Antonio Cassano, che magari va in agenzia a richiedere qualche personaggio famoso per poi questi sono i personaggi famosi che ti ritrovi di tutto di più. È una sola sta agenzia, cioè, sì. Anzi questo Tony Duco è infatti sola, una paccara, cioè New Pack Agency diretta da Gino Altamura, regista, che è il regista anche di Pinuccio di Striscia la Notizia oltretutto. Quindi. Ci sono ovviamente anche altri interpreti che non abbiamo citato. Altri nomi oltre a questi? Pino Narciso, Giuseppe Narciso, Francesca Narciso, Lia Cellamare, Giuseppe Guida, poi c'è Nicola Gravina e Gigi, sì. Tutti hanno sostenuto un provino oppure, vabbè, Nicola sì, certamente. Nicola l'avevamo conosciuto in occasione di un'altra produzione praticamente televisiva e quindi da lì ci è rimasto così impresso. Ma Gigi ha lavorato anche un programma mio, un quiz, un gioco a quiz che tu gli hai fatto un'intervista in piazza qua, Eurolira. Sì, tempo fa, quando all'inizio del cambio della moneta. La moneta, l'euro, la dieta dissociata, Eurolira, dove siamo andati a fare uno spettacolo in supermercati, questo gioco, sono sparite 10 bottiglie di olio, una valigia, non si sa come sono sparite 10 bottiglie di olio. Un amico comune, diciamo così, dai. Allora, sì, abbiamo accompagnato a casa questo loro amico comune nel caricare praticamente le sue valigie dove dovevano esserci semplicemente i suoi abiti. Nel caricare questo borsone era pesantissimo, ho detto Dio, c'è un cadavere dentro, c'è qualcos'altro, cosa c'è? Alla fine c'erano le bottiglie di olio. È un po', mi ha un po' ispirato, diciamo, questa storia qui, perché poi è nata per l'appunto Rido TV, che ovviamente gli artisti, sì, soprattutto per vivere in un periodo oltretutto come questo, che mi ricordo un po' il periodo di Alberto Sordi quando interpretò a Bari Polvere di Stelle, cioè un periodo un po' con tanta crisi dove ci si sosteneva l'un con l'altro pur di fare spettacolo, perché ovviamente chi ama lo spettacolo, chi è introdotto nel mondo del teatro, dello show, del televisivo e non, beh, non può farne a meno. È una sorta di medicina giornaliera che bisogna prendere. Beh, c'è da dire anche che, visto e considerati i tempi, che comunque in televisione adesso si vede di tutto. Cioè adesso c'è il discorso, si miticizzano personaggi che in realtà magari, se tu dici cosa sanno fare, non sanno fare nulla. E infatti da lì è nata sia la sigla di Coda, e sì, appunto, il personaggio, per esempio il mio, quello di Jessica Viccio, in realtà questa persona non sa fare nulla, ma è la belloccia di turno che pensa che magari mostrando appunto il seno o facendo due o tre stupidaggini può entrare insomma nel mondo dello spettacolo. Infatti la sigla di Coda... Sì, è interpretata da un DJ, più che DJ lui è un... come si usa dire nel mondo de... Sì, è un rap, un... Sì. È un hip hop, ecco, il termine esatto, hip hop prodotto da DJ Jed dell'articolo 31, sì. Lui è DJ Picciotto, insieme abbiamo messo su questo pezzo molto simpatico, divertente. Lui si è prestato volentieri, devo dire, perché i rapper che interpreta l'hip hop hanno tutto un loro genere molto particolare. Per cui... È siculo, no? Sì, lui è siculo, sì, sì. Picciotto. Ed è bravissimo, ha messo fuori già due o tre album che stanno andando molto bene, in lingua sicula, non facile, ma molto bello. Infatti il testo della sigla di Coda è appunto
su questi personaggi che in realtà adesso appaiono in televisione. Signore e signori, sì. Si chiamavano. Con la voce di Alfonso Signorini, insomma, sì, sì. Un po' di... Cioè, quella di Biscardi, signori e signori, carissimo amici dello sport e dello sportello, un gordiale saluto. Ecco, era una cosa del genere, per farla... E poi attacca l'hip hop, che è molto simpatico, fatto da Picciotto per l'appunto. È stato molto gentile. È arrivato il momento di far parlare Nicola. Si cioè, stava addormentando. Sì, Nicola, infatti. Allora, questo personaggio che hai interpretato in Rido TV, ti è venuto spontaneo da quello che mi stanno riferendo loro, non hai avuto difficoltà, poi tu sei un grande professionista nel campo comico. Raccontami questo personaggio, come lo hai vissuto? A me mi piaceva il personaggio. Perché ti piaceva? Mi piaceva ancora? E mi trovava a mio agio a farlo, no? Senza difficoltà, senza niente. Vuoi sentire come faceva Vittorio Sgarbato? Sì. Salve, buongiorno, sono Vittorio Sgarbato, il grande lettore di tutti i quadri, quadri elettrici, quadri dell'acqua, tutti i quadri del mondo. Questo è Vittorio Sgarbato. E quanto... poi cosa faceva? Che strafa c'era Vittorio Sgarbi, dice sempre capra, capra, poi capra. Invece... ci ha cambiato. Io facevo... Pecora, pecora, pecora! E su pecora, pecora ogni volta saltavano i volumi del regista. Sarebbe bello se, anche tu adesso, se tu mettessi all'intervista che vado in giro con la pecora dentro da qua io, perché io sono andato in giro con la pecora dentro da qua io. No, veramente la pecora che è andata in giro con te adesso, non cerchiamo di... Lo sai tu che ho fatto un programma che andavo in giro con la pecora a mangiare l'erba dei marciapiedi tutte le parti. Non mi stupisce, insomma, una cosa del genere. E tutti qua mi chiedevano, Pecora che fine ha fatto? Sarà mangiato. Nicola, di questo personaggio interpretato, quanto c'è di Nicola Gravina? Tutto c'è di Nicola Gravina. C'è 100%? 100%. No? Addirittura, 100% di Nicola Gravina. Cioè, sì, perché è stato io studiato. Sono naturale, lui ci conosciamo da tanti anni, mi ha studiato bene bene, mi ha studiato. Il personaggio è creato su di lui, perché ecco, mi serviva un personaggio con gli strafalcioni e ho pensato a Nicola. Che... Cioè per la serie Nicola Gravina, cosa gli facciamo fare in Rido TV? Vittorio Sgarbato. Vittorio Sgarbato. Che è ben, gli veniva naturale, perché appunto era il suo naturale. Personaggio. Adatto. No, ma questa... Gigi mi conosce, sa che se mi ha dato quel ruolo sapeva già che andavo bene in quel ruolo, capito? Ci conosciamo da tanti anni. Il vero protagonista di questa, c'è un protagonista effettivo o lo sono tutti nella stessa maniera? No, tutti alla stessa maniera. Quindi, tutti... Perché in realtà il mio ruolo è soltanto da conduttore, perché ogni volta si collega ora con appunto Vittorio Sgarbato, adesso con Jessica e la nonna, ora con... non so, Francesca e Grillo, oppure con il sindaco che anche perché Narciso. In tutte le puntate sì. Ci sono sempre tutti, cioè non c'è una puntata dove non c'è magari il sindaco, c'è un altro personaggio, ci siamo sempre ci sono tutti, sempre sì, tutti. Sì, sì. Avete scritto insieme, giusto? I testi, i dialoghi, diciamo, sono miei, i personaggi no, sono stati ideati sì. Ma c'è mai stato disaccordo su qualcosa? Che ci potete sempre. Raccontare. Allora, la cosa più bella, diciamo, del rapporto tra me e Gigi, adesso parliamo proprio di quello artistico, ecco perché io non tanto dico siamo marito e moglie, perché sul lavoro, cioè noi ci incazziamo anche, io come autrice esigo che appunto i dialoghi, i testi devono essere interpretati in un certo modo, quindi lì dove c'è da... Sì, una dire sorta di Sandra e Raimondo, insomma. Ecco, però, insomma, quando poi finisce, si finisce di registrare, si finisce la puntata, diventiamo di nuovo marito e moglie. E volano le pentole. No, non è vero, non è vero. Però mi piace del nostro rapporto che sappiamo essere anche molto professionali. Cioè, il discorso lavorativo è una cosa, il discorso familiare è un altro. Io con questo programma... devo dire, poi vabbè, anche nel tempo mi sono tolta alcuni sassolini, diciamo la verità, perché la gente mi ha sempre vista in passato come la moglie di e, c'è stata una persona che a me, cioè, che voglio citare, Francesco Monteleone, e comunque anche con lui, che hanno sempre creduto nel, diciamo, nelle mie capacità e quindi mi hanno dato la possibilità di poter esprimere la mia creatività e quindi di essere Francesca Cirone.
e adesso posso dirlo forte, insomma, quindi ho fatto anche la 7, ho fatto altre televisioni locali, ma adesso siamo qui a Telemaghe, va bene così. Adesso faccio anche Telemaghe, il che mi fa tanto, tanto piacere, insomma. E tra un po' scopriremo quello che farete anche in futuro. Però dobbiamo continuare a parlare di Rido TV. Vogliamo provare a dare un voto al di fuori, non considerando che è stato scritto e interpretato da voi, ma come spettatori. Sì. Quindi proviamo a dare un voto prima alla serie e poi, visto che è l'unico al momento disponibile qui da noi, Nicola Gravina. Diamo un voto anche a Nicola. Oddio, è difficile, è chiaro, insomma, perché per chi scrive un'opera è sempre, insomma, come se fosse il proprio figlio, quindi, insomma, dare un voto è un po' difficile. La cosa positiva di Rido TV è che non ha una localizzazione, Gigi, giusto, correggimi se sbaglio, cioè è una collocazione, sì, no, ma anche come, appunto, non è un discorso locale. Quindi anche se viene visto, trasmesso anche al nord, perché lo hanno visto anche alcuni del nord ed è piaciuto molto questo tipo di comicità che comunque è pulita e chiara. E, come voto, ripeto, è difficile allora, per me. Più che dare un voto, vediamo quanto si poteva, cosa si poteva aggiungere di più guardandolo ora, quando il prodotto è terminato. Qualcosa che, ma pensandoci bene, la prossima volta, che sono una seconda edizione, potremmo inserire questa cosa perché mi sembra più... Beh, più che altro è un tipo di programma che permette di inserire tante altre vetrine, oltre infatti, quelle che ci sono state, che sono divertentissime, simpaticissime, almeno per me, insomma, per noi che l'abbiamo realizzato. Però è un tipo di format che in seguito può avere sviluppi ancora più ampi, cioè si possono inserire tanti altri personaggi, pensato... tante altre rubriche interessanti, perché comunque fanno capo ad un'agenzia, ripeto, la New Pack, che si inventa un po' strane attualmente cose. Attualmente anche appunto vanno tantissimi programmi di cucina, quindi comunque ci poteva essere una vetrina anche sul discorso della cucina. Infatti già allora, quando l'abbiamo registrata, avevamo pensato a un personaggio di Strofinacciuolo. Di Strofinacciuolo, che doveva essere interpretato da un altro collega. E poi ci siamo fermati a 10 puntate anche perché... Che era il Canavacciuolo, insomma, di turno. Quindi. Avevamo il nostro regista che doveva andare via. D'altra parte doveva prendere, insomma, una strada un po' più su, diciamo pure, e quindi ci siamo fermati a queste puntate. E quindi qui possono, insomma, benissimo entrare anche altri personaggi senza appunto scadenze, fare tot puntate, un po' alla Gialappa's quando facevano i collegamenti, quindi... senza nessun tipo di... Pensare di dare nuovi volti agli stessi attori o inserirne di nuovi? No, io penso inserire anche di nuovi. Beh, anche di nuovo, qualche rubrica nuova sicuramente sì. E far alternare, cioè non più, visto che adesso insomma noi eravamo tantissimi e quindi siamo riusciti a inserirli in ogni puntata tutti, magari, capito, fare cioè, diversi personaggi in ogni puntata, magari uno in una, uno in un'altra. Certo, alternare un attimino. Sì, alternarli. E veniamo quindi al giudizio su Nicola. Allora, non diamo un voto, non diamo un voto, però Nicola, in questo personaggio, poteva dare di più? Domanda... Diciamo che in questo programma, specifico programma, ti rispondo io. Ci ha fatto consumare non so quante schede. Allora io ti volevo arrivare a questo. Ecco. L'altra sera, io pensavo proprio a questa cosa che tu volevi dire, l'altra sera vedendo Striscia la Notizia, sai che fanno vedere dei sketch di errori, c'è quell'attrice che fa la pubblicità del... col marito che va in giro per il tour, col tour, come si chiama quella là? Sì, ho capito, sì. Per fare una scena, 25 choc, tu pensi, quella è una grande... Per sì, ma io esigo, quando si viene sul set, perché anch'io tuttora magari faccio un programma televisivo dove c'è ma una presa diretta, Francesca, dove tu devi studiare e venire sul set preparato. Francesca, però è successo solo un giorno qui ad Aquavim nel ristorante. Ci ho messo molto tempo per dire quella maledetta parola. Qual era questa parola? Cerchiamo di scoprire. Così complicato. No, la verità era un testo. Era un testo particolare. Lungo, capite? Troppo lungo. No, troppo lungo. Era un po' lungo, però arrivata a una certa parola non mi bloccava. Sì, vabbè. Ma lui poi aveva
questo tipo, diciamo, di difetto, perché noi gli dicevamo, tu anche se magari non ricordi un qualcosa, vai avanti, anche perché lui, voglio dire, è bravo, non è che gli manca anche di improvvisare, era proprio preciso, e quindi come sbagliava anche una parola, e diceva, mannaggia, ci costringeva a ricominciare da capo, quando invece lui poteva andare anche a ruota libera e riprendere. Beh, lei è stata anche cattivella, perché ha incastrato certe parole. L'ha fatta a po', diciamo, l'ha fatta a po'. Mi parli di Nicola Gravina, certe parole. E dopo quanti ciak è riuscito? No, una cinquantina. Quel giorno lì sì, è stato... Ricordo che Gino Altamura si era alterato, quindi... Però vabbè, dai. Lo facevi apposta. Però, no. Ma che apposta? Lo facevi apposta. Naturale. Adesso puoi confessarlo, lo facevi apposta. No. Ci sono, vabbè, giorni che naturalmente ognuno ha anche i suoi problemi personali e quindi non riesce a concentrarsi. Punti 300. No, perché poi c'è da dire, anzi, visto che è uscito questo tipo di argomento, perché molti pensano che fare questo tipo di mestiere è un gioco. Infatti molti magari proprio con il Facebook, no? Allora ti capita che ti scrivono in privato, c'è un posto per me che sto senza lavoro, cioè non è che tu perché non hai niente da fare faccio l'attrice o faccio l'attore, quindi comunque c'è studio dietro, imparare a memoria un copione non è cosa da poco, quindi ecco perché ci sta anche il giorno che... voglio dire, il giorno no che hai e bisogno di soprattutto quando affronti il pubblico in diretta e diventa ancora certo. Sì, vabbè, Gigi, ma io voglio dire, siccome io sono stato abbiamo fatto nero, ci stiamo divertendo sui grandi set dove c'erano grandi attori, voglio fare nome, non lo dico, Scamarcio, Mine Vagand, vendi ciak per dire una parolina, vendi ciak, io quando vedevo quella, allora io sono grandi ma a me non interessa il Piero Scamarcio, quando lavori con me è così, quando andai a braccialetti rossi ugualmente c'erano i ragazzi, gli artisti, gli attori, per fare un ciak 15, 20, 18 e io quando ho fatto i braccialetti rossi che abbiamo fatto il provino, anche lui l'ha fatto, non ho fatto neanche un errore, una sola volta l'hanno girata, una sola volta. Vabbè, noi poi registravamo anche giornalmente, quindi comunque il tempo cioè, era non quello si aveva che, a volte il tempo di imparare, appunto, memorizzare. Appunto, se non aveva problemi il giorno prima, il giorno dopo dovevi essere sul set. Se io sbaglio, vuol dire che sono bravo, perché a sbagliare ci vuole molto. Ma è facile, certo. Che dopo, sbagliando la parola, azzecca la battuta, capito? Ma tu lì è che sbagliavi, perché tu proprio quando sbagliavi dovevi continuare. D'altra perché parte, quello è il bello di Nicola. Ci tornava utile per il backstage, praticamente. No, per il... backstage. Comunque il grande Totò non seguiva i copioni. Giovanotto e Berdinci, anche per Bacco, dica, ibba. I 50 anni di Totò. Sì, sì. Nicola, sapere quello che tu farai in futuro ai nostri telespettatori interessa poco, quindi non te lo chiedo. Ma no. No, ma fa così, posso rimettersi. Diciamo che vabbè, ma... dici cosa farai in futuro. No, io li volevo da tanto tempo qui portarli a Telemike, tutti e due, poi Giuseppe Guidi, che ci tenevo di far vedere anche qua questa trasmissione di Rito TV, come tante altre cose che porterò a Telemike, altri miei lavori, dove sono gli altri lavori. Ci tengo per... l'emittente Telemike sta nel mio cuore. Ma non ci vuoi svelare nulla? No, che devo svelare? Non devo svelare niente. Al prossimo lavoro ti svelo tutto. Quando porti il prossimo lavoro. Quando porti nell'altro lavoro. Lia non, stasera non è qui con noi perché comunque è in trasferimento su Roma, perché adesso anche lei insomma col cinema è abbastanza impegnata, quindi. Pine su Roma pure. Pino Giuseppe Narciso fa scuola di teatro con Gegia, con Francesca Antonaci, e quindi adesso insomma anche lui si è lanciato nel teatro. E niente, questo è Giuseppe Guizzo con la febbre a 42 mezzi. Mamma, febbre da cavallo. Febbre da cavallo. La mandragata. Salutiamo Giuseppe Guida, che si rimette subito. Veramente la febbre? Sì, ha detto che dico, mi dispiace, salutami Claudio, salutami Gino, salutami la signora. Io, il mio dovere l'ho fatto. Ma tanto avremo un modo. Avremo un modo. Sì, verrà, qualche volta verrà. Francesca, un retroscena di questo Rito TV che non si vedrà sullo schermo, che però è accaduto. Ora ne farò raccontare uno. Che si è rotta la macchina un giorno. Parte. Che si è rotta la mia macchina. Vabbè, la tua macchina non è una novità che si rompe. Oh, mi si è rotta la macchina. Facendo marcia indietro, mi ha preso un mezzo.
Insomma, c'è a piedi là, nel ristorante. Là. Sì, alla... dove abbiamo registrato, in effetti, lui andava... Io me ne sono accorto che dice il muretto. Vabbè. Purtroppo ebbe un danno piuttosto particolare, insomma. Vabbè, ma questo è il marciapiede ha avuto il danno. No, io, pure il marciapiede ha avuto il danno, tutte e due. Va bene, allora Francesca, ma questo episodio mi volevi raccontare, no? No, no, quello no. Vabbè, per quello che mi riguarda ci sono, diciamo, lavorando in questa... in questa produzione in coppia con Lia Cellammare, sono capitate spesso degli episodi un po' particolari, anche perché con Lia diciamo che è facile, noi poi ci conosciamo da oltre 20 anni, da prima di conoscere insomma Gigi, quindi un'amicizia proprio lunghissima. E stavamo registrando nel backstage, non so backstage. Se ti ricordi, a casa proprio di Lia, prima di fare praticamente, infatti questa cosa non andrà in onda, era praticamente la scena del provino, che poi è stata cambiata, che l'abbiamo fatta nel bagno di casa di Lia, nel bagno. Sì, con me seduta sul water, e quindi con Lia che facendo la parte della nonnina, perché Lia è una caratterista spettacolare, e nel ruolo della nonna, cioè infatti quando poi la vedrete in onda, lei non è Lia che interpreta la nonna, lei è la nonna, cioè Lia è un qualcosa di grandioso, e quindi la classica anziana che magari ripete le tue parole, quindi che muove la bocca, e mentre stavo facendo questo provino, lei praticamente stava mangiando il crackers, e mentre parlava mi sputava praticamente, addosso si vedono tutte queste briciole, e praticamente mi prende un attacco di ridarella di quelle terribili, e poi niente, vabbè, con questa scollatura, quindi Lia poi magari un po' più bassina, che si ritrovava sempre all'altezza insomma di mie parti scoperte, e, insomma, divertimento, perché questa è stata Rido TV comunque sia, perché siamo divertiti veramente tanto io poi con Lia ho fatto appunto anche Eccezionale Veramente, il laboratorio Zelig con lei, abbiamo fatto coppia per un annetto, adesso lavoro con Gigi, abbiamo il nostro show, proprio perché appunto Lia, trasferendosi su Roma, ha deciso insomma di continuare più col discorso cinematografico. Sì. Gigi, tuo episodio di Dietro le Quinte che mi vuoi raccontare, che non vedremo. Che non vedrete, ero truccato da Beppe Grillo ed entrai in un bar in quel momento perché andai a prendere un caffè e c'erano degli anziani. Ragazzi, una roba pazzesca, con le pensioni non ce la faccio più, una roba incredibile. Restarono allibiti. E lui o non è lui, perché ero truccato molto bene, devo dire, da Beppe Grillo. Dopodiché loro, forse in quel momento, realizzarono, e in dialetto, diciamo, nostro, barese, vattin, Grillo, vattin! Sì, cioè, sì. Ci fu questa reazione. Oppure le telefonate con Nicola, che era vestito da, ti ricordi, da Super Mario, sì. Che praticamente andava... Già contala tu questa qui, Nicola, perché andava ti riguarda. Andava in giro a Casamassima. Sì, sì, sì. E tu eri vestito anche da Grillo. Ero vestito da Grillo. No, ma lui, il discorso delle telefonate a Nicky Vendola. A Nicky Vendola, quel vecchietto là. Bravissimo. Che ci credevano che stavo parlando con Nicky Vendola. Perché gli passavano Nicky Vendola al telefono, questi piangevano addirittura. Infatti non li abbiamo mandati in onda, perché erano proprio pensionati disperati. Sì. Cioè, ci credevano che era Nicky Vendola che parlava. Convintissimo. E andavo vestito da Super Mario, facevo dire, io la vedo Nicky Vendola, ora vi faccio parlare con Nicky Vendola, no, ti faccio il nome. Sì, sì. E lui faceva la voce di Nicky Vendola. E loro proprio piangevano, cioè qualcosa di... E quindi abbiamo deciso di non mandarlo in onda, alla fine era diventato tragico. Sì, perché insomma... che dicesti, questo non li mandiamo in onda. Perché momenti di disperazione, ovviamente. Sì, sì. Delle persone, della gente. E quindi... Poi ce n'è un altro ancora della sparatoria di Lucido, di Giuseppe Guida, nel ristorante c'erano dei passanti che pensavano che fosse veramente, però in realtà dovevamo realizzare una scena con fuochi particolari, perché appunto Giuseppe Guida interpreta questo personaggio che è un affiliato del fratello di Tony Duco, che è un boss, e quindi una scena dove si sparava ed è rimasto un po'. La cosa più bella è quando lavori appunto con un cast che comunque è affiatato, che non c'è un discorso di invidia, che non c'è appunto, come hai detto prima, c'è qualcuno che è più protagonista dell'altro, no. Cioè è stata proprio studiata, siamo tutti uguali, non esiste, diciamo, Gigi and Friend, ma siamo la Rido TV,
E infatti anche come, diciamo, locandina appunto finale siamo quelli della Rido TV. È una squadra una vincente, squadra. Diciamo, vincente nel perché. Per noi sì. Perché un po' tutti si va d'accordo e quindi è la cosa migliore per realizzare un buon prodotto. Sono 10 puntate di circa 20 minuti l'una. I tempi di lavorazione quali sono stati? Innanzitutto quando c'è stato il primo ciak e quando c'è stato l'ultimo ciak. I tempi di lavorazione, parliamo anche di montaggio, di tutto, a prodotto finito. Beh, questo prodotto del Rido TV ha avuto due praticamente produzioni, si può dire, perché la prima, purtroppo il regista doveva andare via, dopo che avevamo registrato un bel po' di puntate, e non poteva più seguire questa produzione qua, al che chiamai Gino Altamura e disse: Gino, dobbiamo rifare tutto da capo, perché ovviamente cambiano un po' le situazioni, per cui abbiamo avuto questo anche tipo di riprese poi per il montaggio per cui ha subito due produzioni per realizzare queste 10 puntate. Sono state 10 puntate molto faticose, al mattino si arrivava molto presto sul set e si finiva anche tardi la sera. E il giorno quando è iniziato? Quando è iniziato questa? Sì, il primo ciak. Il primo ciak è stato in febbraio. Il primo ciak è stato in febbraio, sì. E l'ultimo invece? E l'ultimo, devo dire, perché abbiamo registrato quasi tutti i giorni, quindi comunque sì, un fine marzo. Fine marzo. Ovviamente poi c'è stato il tempo per il montaggio. Sì. E invece il tempo di scrittura, quanto ho portato via proprio in giorni? Beh, il discorso della scrittura, appunto, per chi scrive, quando sei ispirato e quindi quando conosci già più che il personaggio da interpretare, ma proprio anche la persona che lo interpreta, quindi ti viene anche più semplice. Io generalmente scrivo la notte, quindi no, una puntata sì al giorno. Sono stati scritti prima dell'inizio della... Sì, quello sì. Quindi non durante. No, perché ci sono alcuni programmi o fiction che la scrittura avviene quando invece è già iniziata la programmazione, parliamo però di programmi a lunga durata, quindi dove c'è no, più sì, tempo. Forse le prime 5 sì, sono state scritte prima e poi c'è stato il durante, anche perché tu durante poi le riprese ti accorgi appunto anche, ti nascono anche nuove gag, perché poi hai l'occhio, capito, cioè guardi loro anche in maniera diversa, anche quando sei in pausa vedi un po' appunto lui che cosa combina, l'altra persona cosa combina, dici ma sì, facciamogliela fare, e quindi oppure anche sul copione stesso già scritto prendi e lo stravolgi, però chiaramente loro lo avevano sempre prima, perché comunque attenersi al copione è sempre bello, anche perché dietro l'improvvisazione c'è comunque dello studio, cioè non è che si improvvisa così, l'improvvisazione è una cosa seria. No, ma anche molte battute nascevano sul set, per cui le lasciavamo, perché erano belle. Chiaro, anche perché però come filone insomma da seguire. La stesura era quella. C'era quella. E ora dobbiamo parlare del futuro. Chi vuole iniziare? Nicola ha sempre tante cose da fare. Lo sa, già sa, abbiamo fatto la divisa. Ma lui sa, ma io non lo so. Aspetta, lo sa che siamo in produzione di un film drammatico con Vito Giusto Potenza, siamo l'altro giorno qua. Nicola, io... è Vito Giusto Potenza. Giusto Potenza. Ma per Nicola, siccome è uno, è Vito Giusto Potenza. Questa è la meraviglia di Nicola. Il nuovo lavoro che stiamo facendo, cioè a giorno partiranno già i primi ciak, è un lavoro molto duro, diciamo. Ci sono diverse riprese di notte, di notte. Come tu sai la storia del film. Sì, vabbè, non ci vuoi dire altro. Gigi, facciamo parlare prima Francesca? Sì. Francesca. Diciamo che noi continuerete ormai a lavorare che... insieme. Sì. Anche per il futuro? Quello sì. Lavorare insieme, diciamo, nel live è sicuro, perché noi comunque abbiamo il nostro show che è il GF Show, infatti a breve partiamo un mini tour estivo e quindi dai, diciamo, è bello anche questo discorso di essere marito e moglie, proprio perché non hai problemi di
cioè vuoi star fuori un giorno, due giorni, un mese, una settimana, due mesi? Si può la ruota la macchina, rimane al paese, si può stare la macchina, non è problema, l'attrice la deve portare, portare a casa, e ma i temori rimangono là. Non ho bisogno del bodyguard, perché c'è un culo, non è come i congressi quando vai in giro in spettacolo, e quello c'ha la macchina, e quello c'ha la macchina, e sei costretto a fare tutto assist, capito? E poi se si guasta la macchina, o li devo accompagnare, devi pagare il treno. No, ma tu da tassista sei abituato dalla fiction, tutti i giorni. Rossi, o no? A livello invece televisivo, diciamo, abbiamo due forse un po' generi, diciamo, diverse, perché Nicola lo sa anche quando siamo andati a fare un provino ultimamente, che magari cercavano la persona con, cioè l'attore con l'addizione, quindi il cinema è un'altra cosa, e lì è Gigi, io sono prettamente cabarettista e quindi comica, e quindi magari posso fare altri discorsi televisivi appunto riguardanti la comicità, ecco, programmi comici. Sì, infatti però... in serata, nel live, io sono la sua spalla, perché ovviamente la comica è lei, e devo cercare di elevare Gigi le Gianni battute Agus, sì, no, della situazione. Quindi devo cercare di portare sulle battute e lei schiacciare, ovviamente, come un gioco alla pallavolo. Però, ecco, insomma, in live siamo un duo, poi a livello televisivo, insomma, possiamo anche dividerci, ma insomma, questo è... Progetti per il futuro... Ce ne sono tanti. Sì, ma si sa, per, insomma, scaramanzia, verremo, dai, sempre qui, se ti fa piacere, verremo magari qui a presentarli. No, sono giovane, avevo tutto davanti a loro. Gigi, ma hai un personaggio che ti sta più a cuore rispetto agli altri? E se c'è, perché? Beh, un personaggio è una voce che ho fatto poco fa, perché è stata la prima voce che ho imparato, che era quella di Totò. Ero proprio ragazzino. L'altra, poi perché mi è simpatico, perché Verdone, terribile ragazzi, perché un po' mi rappresenta gli anni 80, dove io veramente ci ho fatto un po' di tutto. Quindi Verdone sì, ha segnato un po' il passaggio della mia vita, perché come me è un caratterista, imitatore anche lui, non l'ha mai detto, però lui è un bravo imitatore. Cosa ha fatto? Ha realizzato i suoi personaggi in quel momento e ha avuto un grande successo. Lui è stato un personaggio che a me ha ispirato tanto, sia lui che Montesano. Ecco, e lui purtroppo, c'è da dire, diciamo purtroppo, perché mi sta infettando con questo discorso dell'imitazione, eh? E quindi adesso siamo anche... Eh sì, perché no, durante lo show gli faccio fare Mina, perché sì. Insieme facciamo anche Mina e Celentano, che è forte lei quando canta. C'ha due tonsille che sono due palle da tennis. Le tonsille, insomma. No, perché gli ho sempre detto, guarda, se tu avessi fatto la cantante sicuramente avresti venduto milioni di dischi. Oddio, il disco non si usa più, diciamo milioni di visualizzazioni, mettiamola così, che oggi è tutto web. Infatti adesso nel nostro show appunto abbiamo Mine Celentano, abbiamo anche la Romina Power, l'Albano di Albano, poi stavamo pensando, insomma, Loredana Bertè, ci sono con Enrico Ruggeri, quindi insomma... Una serie di personaggi. Ci sono tanti. Sì. Invece qualcosa che avresti voluto fare o che vorresti fare in futuro? Io amo il cabaret, ma il mio sogno, infatti dico sempre, da grande vorrei fare l'autrice. Io amo scrivere. È proprio una mia... E quindi se mi dicessero, guarda, lascia perdere il cabaret, voglio fare l'autrice. Parliamo di cartaceo, in questo cartaceo, caso. Sì. Cartaceo, infatti, perché io... autrice già lo sei, sì, per sì, quanto sì. riguarda la No, TV. Ma proprio anche a livello, insomma, nazionale, quindi scrivere anche, non solo a livello comico, proprio sceneggiature di film. E devo dire che io odio il computer, quindi scrivere col computer. Per me scrivere è... carta e penna, e sentire l'odore della carta e vedere la penna che si consuma e fare la brutta copia, la bella copia. Io proprio... Vecchia maniera. Sì, vecchia maniera, amo la carta, l'odore della carta, i libri e così. Nicola, invece tu cosa vorresti fare da grande? Sono già grande. Ah. Cosa vorresti fare da anziano? Da anziano, potrei un po' ti da spasso. Questo già lo fai. E basta, che devo fare? 65 anni. Di la verità. Allora, il bello di questo mestiere è che non ha età. Eh sì, non ha età, ma non ha età, ma i tempi di una volta sono finiti. Oggi sono, non ci sono più, non vuol pagare più nessuno. Vabbè. Io mi ritiro. I sogni, ma lei stiamo parlando di sogni. Vabbè, non ci vuoi dire cosa vorresti fare. Non voglio fare, sono arrivato. Allora, io. Ci potresti... Adesso mi piace fare queste cose qua locali. Ma ci potresti dire almeno con quale attrice vorresti...
lavorare. Io amo un'attrice. Lo devi perché dire, cioè. Abbiamo le stesse cose in comune. Io vorrei avere il piacere di stare insieme a Marisa Laurita, a cucinare insieme. Che meraviglia! Questo è il tuo sogno. È il mio sogno, stare con Marisa Laurita, lo dico sempre a mia moglie. È l'incubo per Marisa, però. Vuole fare una parmigiana con Marisa Laurita, una bella parmigiana, io lì, che la fa meglio, io lì. Che tu sai chi sono? Sono un cuoco, non eccezionale, di grande livello, ma un cuoco casareccio. Uno chef locale. Ecco. Bravo, un chef locale. Vabbè, mi dispiace per Marisa Laurita. E forse un giorno si avviene questo sogno, sai? Perché un giorno sogno, si potrebbe... Sogno è incubo. No, incubo per Marisa. Gigi, invece, cosa... Mi piacerebbe fare. Sì, mi piacerebbe fare. Beh, io sono stato un cultore, lo sono tuttora, un esperto di film di mafia, no? E non nascondo, mi sarebbe piaciuto tanto fare Il Padrino 4 con Robert De Niro e Al Pacino, con Boss che ero io un capo da loro, ecco. A lavorare con due grandi del genere, beh, insomma, si diventa grandi, penso. Questo sarebbe il, sì, il grande... È un sogno, ma rimarco, questo era un sogno soltanto, sicuramente, sogno. Con la Paramount. Ma tu hai detto che, non so se l'hai detto o no, cosa? De sfuggita di dire che la prima voce del Gabibbo eri tu. No, Gabibbo no, io l'ho parodiato in alcune serate live che dove il Lorenzo Beccati non poteva andare e allora ogni tanto prestavo io la voce. C'era l'altra voce che sostituì Franco Rosi invece. Bea Vesughi, alle bella gente! Oppure con Franco Rosi, l'allora imitatore della Super Classifica Show, lui andava molte volte in tournée in America e mi diceva, lui è romano, vede a fa super. La benzina, no? Dovevo fare la voce del pupazzo Oscar. Ciao, ciao, ciao! Un super formidabile, ciao! Il super informatico! Puntini, puntini, puntini. E sì, doppiavo loro in queste cose qua. Da, ti sfugge ogni tanto qualche cosa a te? Sì. Io che devo ricordare. Beh, sì, diciamo che il tuo sogno, diciamo, quello che si potrebbe anche realizzare, uno show, insomma, tutto tuo. Sì, indubbiamente. Beh, la Visica ha realizzato quello che a me sarebbe piaciuto fare, cioè uno show in serata dove fai cabaret, fai spettacolo, fai imitazioni, con un'orchestra dietro, perché mi piace cantare lo swing americano, che è lo stesso che ha fatto De Sica. Ecco, De Sica ha realizzato un mio sogno in buona sostanza, ma chissà, forse un giorno. Va bene, tanto avremo modo di scoprirlo in futuro con i nostri telespettatori, perché l'invito per voi è sempre valido in qualsiasi momento. Grazie. Per raccontarci. Grazie. Quali saranno le future novità, perché ce ne saranno. Sicuramente, va bene Nicola, diciamo che ormai Nicola qui ha... È nostro divo. C'è la residenza. La tessera d'ingresso. L'ingresso quando voglio. A volte il beige viene con la tenda, si mette fuori, attende. Va bene, io ovviamente vi ringrazio per essere stati qui con noi, ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito, ricordo che ci sarà Rido TV prossimamente su questo schermo e quindi scoprirete e avrete modo di conoscere questi nuovi personaggi che ci hanno raccontato i nostri ospiti. Grazie a voi per averci invitate. Grazie. Grazie a voi, tutti i telespettatori di Telemai, seguiteci, non seguite a me, seguite la trasmissione. Gigi, ti lascio chiudere con un personaggio. Visto che qui abbiamo Vittorio Sgarbato, adesso facciamo proprio la vera voce, quella di Vittorio Sgarbi. Amici, seguiteci e vi ringraziamo per averci ospitato qui negli studi di Telemai. Capra, capra, capra! Pecora, pecora, pecora! Grazie a tutti. I'm gonna go to the bathroom.